Driving Saturday, David Bowie, benvenuti alla nona puntata di Driving Saturday. Oggi è sabato 4 maggio e siamo qui in attesa dei nostri ospiti Cecco e Cipo. Nel frattempo io saluto il qui presente Roberto Panucci. Salve a tutti. Come va Roberto? Bene. È un amico fotografo, fonico... Insomma, dai multitalenti, diciamo. Multitasking, che ci darà una mano qui oggi alla parte tecnica e anche ci racconterà delle sue tantissime esperienze. Siamo reduci dal primo maggio insieme, dove lui era in prima fila. Primo maggio bagnato. Sì, un primo maggio un po' bagnato. Insomma. Un'edizione un po', magari sì, rovinata un po' in parte dalla pioggia, devo dire. Però insomma, chi meglio di Roberto può raccontarci questo concerto, perché lui era proprio sotto il palco in prima fila e non ha mai perso la postazione per tutta la durata del concerto, proprio per fare le migliori foto, che poi ci dirà dove le possiamo vedere, dove saranno pubblicate. Io ne ho già vista qualcuna, insomma, anche delle precedenti edizioni. È stato forte che ci siamo incontrati durante il diluvio e mi ricordo che mi guardavi strano perché sembravo Batman, perché c'avevo tutta una copertura particolare per sopravvivere a questo grande diluvio. Questo è stato il nono primo maggio, perciò oramai i miei primi maggio sono in piazza San Giovanni, come è diventata una tradizione. E allora io sta partendo in sottofondo Primo Maggio di Festa di Claudio Lolli dal disco Visto anche degli Zingari Felici. Farei ascoltare intanto, per introdurre il tema del primo maggio, questa canzone di Claudio Lolli. Piero Ciampi, il lavoro, per introdurre il tema di oggi, del primo maggio, la festa del lavoro, del concertone. Qui è tornato ai nostri microfoni Roberto Panucci. Eccoci. Reduce con me dal primo maggio di San Giovanni. Insomma, che ci racconti di questo primo maggio? È un po' snaturato rispetto alle altre edizioni, ma è un po' in linea rispetto all'anno scorso, diciamo. Non è più il primo maggio di una volta, quello del complesso del primo maggio delle Storie Tese. Penso che segua, è lo specchio dei tempi, non c'è niente di strano, sono i gruppi del momento e vedere la piazza piena fa sempre piacere, a prescindere dai gusti musicali di ognuno. Sinceramente, vedere 500.000 persone che ballano e urlano insieme a Carl Brave o altri nuovi miti è solo che una cosa bella. Quindi sei d'accordo, insomma, che il primo maggio debba rappresentare la musica attuale, la musica che passa in radio, la musica che riempie anche i locali, i palazzetti, e non più come era una volta, insomma, la musica che canta temi impegnati, gli artisti, insomma, che spesso anche nel pomeriggio venivano fatti esibire, che rappresentavano un po' le istanze anche dei lavoratori, dei sindacati. Sai che c'è Alessandro, sinceramente i ragazzi da soli bella ciao la cantano, io non voglio fare un discorso politico perché non mi interessa proprio, anche se condivido ovviamente tutti i pensieri, però probabilmente hanno anche loro una voglia di cantare quelle canzoni, forse sì, qualcosa è mancato, magari sarebbe stato bello metterci uno o due gruppi di questo genere, non credi? Sì, sì, magari poi possiamo far ascoltare qualcosa, insomma, che è andato in scena anche in altri primi maggi. C'è stato un po' di polemiche, ci sono stati vari concerti in città, c'è stato un primo maggio al femminile all'Angelo Mai, un primo maggio al Forte Prenestino, un primo maggio ai Castelli, ci sono stati tanti primi maggi. Noi qui adesso parliamo come pretesto di San Giovanni perché eravamo tutti e due lì, insomma, quindi raccontiamo principalmente questo. Però io farei ascoltare una delle cose che mi ha colpito di più di questo primo maggio a San Giovanni, insomma, un po' in controtendenza, la faccia di chi dice che c'erano ragazzi disimpegnati, che non erano abbastanza, insomma, questi giovani d'oggi non sono solo trap, Rolex, soldi, cellulari, ma sono anche ragazzi come questo Fulminacci di 21 anni, classe 1997, che ha cantato alle 3 questo pezzo Borghese in Borghese, che io trovo una delle cose migliori che si sia sentite a San Giovanni, forse la novità più interessante di questo primo maggio. Fulminacci, Borghese in Borghese. Sì, io canto, ma non è che canto proprio, eh.
Io canto, ma non è che canto proprio, eh. È forte questo finale, anche questo molto silvestriano. Sì, questo, sì. Questo cantare, non cantare, questo parlare sul finale. Silvestri prima maniera. Il Silvestri di Voglia di gridare. Io mi ricordo, andai a vedere al Classico Village nel 94, quando c'era ancora Max Gazzè al basso. Vidi questo video su Video Music, se non sbaglio all'epoca, Voglia di gridare. Sono uscito di casa per andare a vedere Daniele Silvestri, che aveva fatto solo un singolo, non era ancora uscito il suo primo disco omonimo, Daniele Silvestri, appunto del 94. Comunque era molto conosciuto, i ragazzi, la piazza quando è arrivato Fulminacci si è bella alzata. Quindi tu che eri proprio sotto in prima fila hai visto con i tuoi occhi, insomma, che questo ragazzo, che poi ricordiamo ha fatto già un sold out a Largo Venue il 16 aprile, io mi ero colpevolmente perso il suo concerto di presentazione. Io non so dove stavo il 16 aprile, non mi ricordo, ricordo ieri, ma non mi ricordo più. Io purtroppo non lo ricordo. Quella sera stavo a casa a vedere Juventus Ajax, quindi è andata male. Vabbè, ma mi sono perso tutti i concerti. Non lo so, io farei ascoltare, visto che appunto parlavamo di questo disco, La Vita Veramente, se siete d'accordo, io farei ascoltare anche il brano che dava il titolo a questo, il primo disco appunto di Fulminacci, La Vita Veramente. Vai. Vita Veramente, Fulminacci. Questo era molto funky, Roberto, che ti ricordava un po' Primo Battisti, anni 70, le cose. Vabbè, ma effettivamente questo ragazzo, secondo me, ha preso una bella partenza, una bella linea, bisogna dire. Infatti ha preso molto i ragazzi, il pubblico. Sì, sono contento, volevo farlo sentire, perché secondo me è stata la vera rivelazione, almeno per quanto mi riguarda, di questo concertone. Poi cosa poi ti ha colpito in particolare? Quali altri artisti ti sono piaciuti? Ma potrei andare controcorrente, mi farò molti nemici, ma non è che cavalco l'onda. Ma Achille Lauro secondo me è veramente una... Ne riparleremo. Una novità della musica italiana, un faro. Ma il gruppo era un super gruppo. C'era Poggi Pollini alla chitarra. Anche e altre... Sergio Carnevale di Blu Vertigo. Sì, se non sì. C'erano delle belle mani sulla musica e la piazza era completamente per lui. Infatti, secondo me, lui è stato, a parte Noel Gallagher, che ci mancherebbe, l'evento del primo maggio. Poi a mio modestissimo parere, mio personale parere. Io non ho preparato niente di Achille Lauro, perché insomma, non rientrano i miei gusti, per quanto riconosco che Rockstar, no, Rolls Royce, quello lo chiamo Rockstar, è un bel pezzo, insomma, un po' un basco, sì, un basco degli anni 80. No, non confondere, cioè, non so, c'è chi ha parlato di David Bowie italiano, però per me è una bestemmia, come Luke magari possiamo parlare. Io invece ti giuro, io sarei più per il David Bowie italiano. No, ma senza parlare di David Bowie, però ovviamente per il nostro mondo sicuramente è più azzeccato. Come però per me anche Vasco non è che è un riferimento da poco, insomma, gli auguriamo una carriera come quella di Vasco a Achille Lauro. Sì, magari. Ma è difficile paragonare un qualsiasi cantante a Vasco, perciò no, e poi ti inimichi tutta Italia e circondario. Non vorrei, no, a parte gli scherzi, secondo me ha un genere suo e ha avuto coraggio a farlo conoscere senza rassomigliare a nessuno, però ripeto, è sempre una mia opinione. Allora, da fotografo poi, tra l'altro. No, certo. Vabbè, io a proposito di Non Potrei Mai, come abbiamo detto prima, Non Potrei Mai paragonarlo, come hai detto tu, a Vasco, farei ascoltare il nuovo singolo dei Fast Animals e Slow Kids, che io ho avuto modo di intervistare poi subito dopo il primo maggio, che poi questa intervista è embargata fino al 7 maggio, quindi non posso dire niente, perché il loro disco uscirà il 10 maggio. Metti questa in radio, sei coraggio, passa questa canzone. E noi l'abbiamo passata. Noi l'abbiamo passata. Oggi ci davano anche Battisti, Distorto, Male Nero, Male Nero, Male Nero. Tu eri tipo scuro e decadente come me, una cosa del genere. Trasparente come me. Sì, comunque è un testo distorto, malato, una versione della Canzone del Sole, ovviamente in chiave dark. Avevano una punta di Zen Circus, almeno come ritmiche. È vero, a proposito di Zen Circus, a me sono piaciuti molto. Mi è dispiaciuto che non hanno cantato Viva, se non sbaglio, che è il mio pezzo preferito, però hanno fatto L'anima non conta. Non so, a te sono piaciuti molto gli Zen, mi avevi detto, vero Roberto? Sì, molto, molto. A me il set più bello, secondo me, sono stati Zen e
Silvestri con Rancore Emanuele Agnelli, quella canzone almeno per me è veramente bella, una delle più belle che ho mai sentito finora, anche perché c'ha tre voci diverse con tre entrate diverse, una più bella dell'altra. Facciamo ascoltare allora, che dici, Argento Vivo con Rancore Emanuele o gli Zen Circus? È uguale, uguale, siamo qua. Partiamo con gli Zen allora, L'Anima Non Conta, che ha chiuso il loro set di San Giovanni, se non sbaglio. L'anima non conta. The Zen Circus, L'Anima Non Conta. Questi sono piaciuti molto, Roberto, e dicevamo prima, insomma, è uno dei gruppi solamente più rock e più, insomma, sì, moderni in questo senso, in un senso rock, anche se oggi il rock è un po' antico, quindi sai, oggi moderno non è altro, no? È la trap, sono questi suoni. Però a me, insomma, tra i gruppi, diciamo, rock, sono nel primo maggio, sono quelli che mi sono piaciuti di più, sicuramente sono gli Zen Circus. E, non so, poi vabbè, sì, diciamo anche poi di Manuel, faremo ascoltare sicuramente la versione con Rancore di Silvestri di Argento Vivo, che hanno presentato a Sanremo. Ma questa polemica del primo maggio troppo maschile, no? un primo maschio l'hanno chiamato, oppure anche il concertone del testosterone, tu che ne pensi di queste polemiche? Vabbè, certo qualche cantante femminile ci sarebbe stata bene, però sì, un po' un autogol, perché poi in realtà non è che ce n'erano di meno degli anni scorsi, però gli anni scorsi si notavano di più perché magari c'era Gianna Nannini, Paola Turci, Marina Rei. Quest'anno mancavano questi nomi, diciamo, che colpivano, e quindi ha colpito di più l'assenza di donne, perché non c'erano, in effetti non c'era la grande donna solista, no? C'era magari la cantante, la rappresentante di lista, Giulia Nania che faceva i cori con l'orchestraccia, però ecco, non c'era la Gianna Nannini, insomma, di turno che... Vabbè, ma magari quest'altro anno faranno un'inversione di tendenza. Sì, penso di sì, io penso che sia stato un autogol involontario della direzione artistica, che non si sono accorti che appunto non c'erano, avrebbero potuto evitare, insomma, con un po' di accortezza in più chiamavano 4-5. Ma magari non lo sappiamo, erano impegnate. Sì, loro dicono di sì, si sono giustificati, allora. Sono giustificati così. Però insomma, non anche so. Perché adesso ci sono tanti primi maggi in Italia, perciò. Esatto. È vero. Io a proposito di questi tanti primi maggi. Giulia Nania, troppa bellezza e velenosa, dice in questa canzone bellissima che si chiama appunto Velenosa, tratta dal suo primo EP, Giulia Nania, il suo EP omonimo dopo la sua partecipazione a Sanremo con La Mail Che Non Ti Ho Scritto. Tu, Roberto, mi dicevi che sei andato via prima del finale perché eri zuppo, giusto? Quindi non hai visto la performance di Giulia con l'orchestraccia? No, io purtroppo devo ammettere che dopo forse 2 minuti, quando Lillo ha iniziato a fare i passi di danza, sono scappato. Ma devi capire, vabbè, tu lo sai, ti ho visto era dalle ore 14 che stavo. Tu non ti sei mosso letteralmente con tutta la pioggia, non ho mangiato, non sono andato al bagno, ho preso solo tanta acqua. Un eroe veramente. Ma tu quanti primi maggi hai fatto, per curiosità? Questo è il nono di seguito. Ma io un po' di più, però certo non sotto in fila così come te, insomma, immagino. Vabbè, parlando come lavoro, parlo. Certo. Quindi per 3 anni sono stato il fotografo ufficiale, perciò lo seguivo in un modo diverso, e negli ultimi 3 anni, anzi 4 anni, lo seguo anche con l'alternanza scuola-lavoro del Rossellini, dove porto i ragazzi a fare le prove, backstage, a fare un racconto fotografico, ovviamente con l'autorizzazione della società del primo maggio, che è una bellissima esperienza anche per loro. Sì, scusami, non ti ho presentato per la seconda parte, appunto adesso nell'ultima mezz'ora parleremo ampiamente anche del tuo lavoro di fotografo, anche con Pino Daniele. Ma chiesto del primo maggio, certo, io certo. Chiudo adesso, così il primo maggio. Adesso chiudiamo col primo maggio, quindi io chiuderei, diciamo, con questo brano di cui prima hai detto che ti ha colpito molto, l'esibizione di Daniele Silvestri con Rancore e Manuel Agnelli, che abbiamo visto anche a Sanremo. È stato uno dei momenti sicuramente più alti del concertone. Quindi Argento Vivo, ricordiamo che Manuel Agnelli era con Rodrigo d'Erasmo, comunque, che ha fatto anche un tour insieme. E io farei partire Argento Vivo. Vai. Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere. Daniele Silvestri con Manuel Agnelli e Rancore, Argento Vivo.
Tu che stavi dicendo, Roberto, e questo brano rischiava un po' di perdersi nel bailam, diciamo, televisivo sanremese. Sì, forse sì, però ho visto che ha avuto tanti riconoscimenti anche per il tema un po' particolare e coraggiosamente affrontato da Daniele, con queste bellissime partecipazioni molto espressive, diciamo. Beh sì, ha vinto tutti i premi possibili. Io ero lì a Sanremo, mi ricordo, appunto, abbiamo votato sia il premio Sala Stampa Mia Martini, sia il premio della critica, quindi insomma ha vinto almeno due premi, se non tre addirittura. Comunque insomma sì, ha fatto giustamente incetta di premi questo brano. E, non so, io a questo punto chiuderei la parentesi molto lunga del primo maggio per passare all'altro tema della puntata di oggi con Roberto, che è questo musical, appunto, I Musicanti, che, no, Musicanti anzi, che andrà in scena al Teatro Olimpico di Roma dal 7 al 12 maggio, oggi è il 4, sono sbagliato, dal 7 al 12 maggio, che è uno spettacolo che mette in scena, insomma, le musiche, i capolavori del grande cantautore napoletano scomparso nel 2015, purtroppo, e, sono già 4 anni senza Pino, e questo è un musical che Roberto ha seguito e seguirà come fotografo ufficiale, perché ricordiamo, Roberto Panucci è stato il fotografo ufficiale di Pino Daniele negli ultimi gli ultimi 3 anni di Pino. Sono stato con lui dal 2012 al 2015. Vabbè, 2015 non è esistito, da metà 2011. E questo spettacolo è iniziato, lo sto seguendo da ottobre, dalle prove. Abbiamo fatto le prove prima a Riano, poi a Todi, e poi abbiamo fatto la 2 settimane a Napoli, e poi ci sono state varie tappe: Assisi, Firenze, Bari, poi c'è stato un bellissimo periodo, abbiamo fatto Milano e gli Arciboldi, e adesso dal 7 al 12 ritroveremo Musicanti con la musica di Pino al Teatro Olimpico di Roma, che è molto bello e molto emozionante, perché non tratta la storia di Pino Daniele, è la storia di una Napoli dei fine anni 70 raccontata con le canzoni di Pino, e è molto molto emozionante a dir poco. Io farei ascoltare qualcosa di Pino Daniele per entrare in tema. Partirei con Lazzari Felici da Musicante, che è un po' che è il disco che poi dà anche il titolo al musical. Sei d'accordo, Roberto? Va benissimo. Lazzari Felici. Lazzari Felici, Pino Daniele da Musicante. E allora adesso continuiamo a parlare del grande Pino. Tu che ricordi hai, Roberto? Sono curioso di sapere i tuoi ricordi con Pino Daniele, che insomma gli sei stato accanto agli ultimi anni della sua vita, della sua carriera. Dicci qualche chicca, insomma. Chicca. No, vabbè, cioè, qualche ricordo. Vabbè, è stato personale, un periodo, forse uno dei periodi più belli della mia vita, sia a livello professionale sia a livello personale umano, perché trovarsi accanto sul palco, eccetera eccetera, con un mito che avevi i suoi dischi a casa, ami la sua musica, e scoprirlo così normale, umano, è qualcosa di impagabile, di difficile pure da raccontare. E chicche ce ne sono, ma molte me le tengo dentro per mille motivi. Capisco. No, vabbè, se non sei così geloso, qualche cosa ce la puoi anche dire a noi di Radio Città Aperta, non so, ci vuoi fare questo regalo, una cosa inedita che non hai mai detto? No, inediti no. Non hai mai raccontato? Senso, beh, c'è stato un giorno, tra i più belli, al Teatro di Taormina, eravamo poco prima del concerto, circa mezz'ora prima, e normalmente stavamo in quel momento, tutti vanno a mangiare o cose varie. Il backstage del teatro è il teatro antico romano, perciò è una cosa spettacolare, i camerini sono nell'anfiteatro, e io avevo il mio accanto a Pino e sentivo suonare lui da solo, perciò è un'atmosfera pazzesca. Allora mi avvicino e lo trovo seduto su dei cuscini sotto un arco romano a lume di candela, non c'era nient'altro di luce,
e ero indeciso. In quel momento ho detto vabbè, vado a prendere la macchinetta, vado a prendere la telecamera, e ho detto no, mi metto qua seduto, e sono stato con lui circa 5 minuti a sentire cose meravigliose, finché un fan è sbucato da dietro una tenda, gli si è buttato addosso rovinando su lui e sulla chitarra, perché era riuscito a entrare, diciamo, di nascosto tramite una porta lasciata aperta, purtroppo. E Pino gli disse: non ti preoccupare, mettiti seduto qua accanto a me. Riuscì a risolvere la cosa mentre noi eravamo tutti in ansia per lui, anche preoccupati ovviamente. Se non sbaglio, tu hai avuto modo di sentire anche lui in fase di registrazione dei provini. Mi ricordo che mi hai detto che volevi farci ascoltare un provino in particolare, insomma, non so se... Sì, ti avevo assegnato, ho portato un provino, ma è una cosa più per farti, era per spiegarti quello che certe volte è incredibile da raccontare. Questo, molte volte quando alle prove specialmente o nel camerino gli artisti provano oppure sperimentano oppure hanno un ospite e tu senti delle cose che poi non sentirai mai, e ci sono dei provini che sono stati resi pubblici, diciamo così, che in poche parole fanno sentire l'atmosfera e non solo quello, ma secondo me la passione di quando uno le crea le canzoni oppure sono allo stato embrionale. E questa canzone è molto molto bella, mi fa ricordare davvero quei momenti che io ho avuto la fortuna di vivere e che sono pezzi di cuore, come dico io. E perciò, se vuoi, facciamo questo bellissimo regalo, che era Se mi vuoi, se non sbaglio, giusto? Sì, che, senza che grandi, chi la conosce poi sa che esiste una versione molto diversa, grandi. Sì, ma adesso è molto, vi prego di, come dire, di far finta di non conoscere questa canzone, certo, perché sarà una sorpresa. Come se fosse un inedito. Certo. Se mi vuoi, dimmi dove sei. Pino Daniele, abbiamo fatto ascoltare prima la versione con Irene Grandi e dopo il demo dal cofanetto, quando il demo, diciamo, inedito fino all'uscita di questo cofanetto, che insomma abbiamo voluto ricordare il grande Pino con questo demo inedito che tanto piaceva al nostro amico fotografo Roberto Panucci. E adesso, ricordando appunto questo musical che si chiama appunto Musicanti, che sarà in scena al Teatro Olimpico di Roma dal 7 al 12 maggio con tanti attori conosciuti anche come Alessandro Dauria, Noemi Smorra, ricordiamo ci saranno anche i ritratti di Maria Letizia Gorga. E io saluterei appunto il nostro amico Roberto Panucci con un brano tra i miei preferiti, non so se anche i suoi, che si chiama, non so se anche fra i tuoi preferiti, non so, Tutta Nata Storia live. Mi piacciono, sono sempre piaciuti tutti. Mi ricordo sempre che Tutta Nata Storia fu due edizioni a Napoli tra, esatto, Natale e Capodanno di un festival stupendo, a Pallaparteno, che stavamo due settimane. Fu una delle esperienze particolari di Pino, molto belle, perché ha riunito tutta la musica napoletana. C'era Enzo Avitabile, Teresa Resio, c'erano tutti, James Senese, e anche i nomi sconosciuti giovani, H67, vabbè, anche Clementino, Rocco Hunt e via dicendo, partendo con la nuova compagnia di canto popolare che partiva con Terra Mia e tremava tutto il Pallaparteno. Però Tutta Nata Storia poi certe volte non la cantava ai suoi concerti, ma non per qualche motivo, solo perché preferiva altri brani, mi ricordo sempre. Benissimo, allora tu sei stato fortunato a vedere tutti questi concerti anche a Napoli. Io l'ho visto una volta solo a Napoli, a Piazza del Bicito, che c'erano anche Ivano Fossati, De Gregori. Fu una notte bianca di Napoli molto bella, devo dire, un bellissimo ricordo. E allora facciamo ascoltare Tutta Nata Storia, Pino Daniele live.
Pino Daniele, tutta un'altra storia. Sfumiamo il finale strumentale e salutiamo il nostro ospite caritissimo Roberto Panucci. È stato un piacere. Grazie mille Roberto, vienici a trovare. Poi quando vuoi. Ci vedremo sicuramente anche al Teatro Olimpico. No, noi ci vediamo spesso, tanto, cioè, tutte le sere. No, ci vedremo sicuramente al Teatro Olimpico dal 7 al 12 maggio per Musicanti. Volentieri, vi aspettiamo tutti. Grazie.